Allora, presidente, tiriamo su. Vai. Si sentirà poco perché probabilmente non ci siamo predisposti con mega impianti, però ci proviamo. Mi sa che mi devo un po' avvicinare alla cassa e ci proviamo a dare una motivazione a questa giornata che sicuramente vedrà una bellissima partita tra due squadre che sono tra virgolette amici rivali, come accade nelle classiche del calcio anche più grande, perché insomma sappiamo che tra Rapino e Faresina scorre buon sangue, non cattivo sangue, quindi sicuramente ci sarà una bellissima partita, ma il significato vero, credetemi, oggi di essere qua, e ringrazio il presidente della Lega per essere qui presente insieme a me, come ringrazio qui Marco, e per dare una motivazione molto molto più alta. L'avevamo promesso, ho qua con me tutta l'amministrazione comunale. Oggi per noi è una grande soddisfazione poter, non sempre è facile mantenere le promesse, però avevamo detto che questo campo sarebbe stato intitolato a Domenico Di Fazio perché questa era la sua seconda casa. Qui lo trovavi di sera, di giorno, di mattina. Lui è stato quello che non solo ha realizzato questo così come lo vedete oggi questo stadio. Mi sa che sarà un po' difficile. Non solo, dicevo, lo ha conservato così, però lui è il fautore di questa squadra, di questo gruppo di ragazzi fantastici che onorano i colori di questo paese. Chiaramente senza di lui non ci sarebbe la squadra, lo dico in maniera chiara. Raccontavo prima al presidente la mia esperienza da presidente della squadra di calcio. Se qualcuno oggi mi dovesse chiedere nella vita se volessi rifarlo anche a pagamento, dirò no, è una cosa che non farò mai più, perché davvero richiede sacrificio, richiede davvero abnegazione e richiede soprattutto umiltà. Quello che lui ha, erano le qualità che aveva Domenico e che ci hanno portato oggi a intitolare questo stadio a lui. Il contrario dell'egoismo. Cioè tutto ciò che rappresenta egoismo, lui era il contrario, l'esatto opposto, e proprio per questo, da quel poco che uno potrebbe pensare aveva, invece aveva una dote straordinaria, quella di saper unire le persone, di saperle motivare e di dare loro anche uno scopo per stare insieme. Sapeva unire le persone, quindi è una cosa che io gli invidio, perché sicuramente non è una cosa semplice, e quindi è una cosa che sicuramente cercherò di ispirarmi a lui e di tenerlo sempre presente. Con il gesto di oggi, con il fatto che abbiamo scoperto una targa in ceramica, che sapete che è la nostra tradizione, quindi non abbiamo voluto farla in altro modo, ma dargli quasi, tra virgolette, anche una piccola opera d'arte, voglio dire che lo rendiamo indimenticabile. Perché guardate, non so se vi è capitato a volte di riflettere anche in questi giorni in cui si pensa ai nonni, quelli scomparsi, visto che c'è stato il 2, che è stata la festa dei nonni. Spesso purtroppo le persone sembrano essere passate come se niente fosse, e per i familiari no, però per gli altri devi faticare quasi a volte a ricordarteli. Oggi abbiamo compiuto un gesto bellissimo, abbiamo reso indimenticabile la memoria di Domenico Di Fazio. Resterà per sempre nei nostri cuori, ma qua passeranno generazioni di ragazzi, generazioni di giovani, passeranno tra 10 anni, tra 15 anni, tra 20 anni, e dovranno chiedere chi era Domenico Di Fazio, e tutti noi sapremo soddisfare chi era. Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Non vi nascondo l'emozione, perché il Sindaco ha rappresentato benissimo in quelle parole o in quello che ha detto quello che noi facciamo, la Lega Nazionale dei Dilettanti, e tutti questi uomini, questi dirigenti che si sacrificano quotidianamente il vivere il paese, la città, la contrada, e rappresentare al meglio l'unità di intenti di quella contrada, di quel paese.
con tanti sacrifici, lavorando quotidianamente sul campo, dentro al campo e fuori dal campo. E Domenico ha rappresentato e rappresenta, perché con quello che noi oggi facciamo, nel poterlo ricordare in questo momento, ma soprattutto nell'imprimere sopra questa struttura il suo nome, e così come ha detto poc'anzi il sindaco, e perché lo porteremo sempre con noi quotidianamente ogni giorno. È un esempio, un insegnamento, e spero che tutti possano comprendere appieno quanti sacrifici un dirigente fa per poter portare avanti la propria società, la propria identità, il proprio paese, il proprio quartiere. Quindi grazie, sono fiero e onorato di essere oggi qui nel portarvi non solo quindi il mio saluto, ma del consiglio direttivo e di tutte le società abruzzesi che hanno partecipato in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi al dolore di questa famiglia in primis e di questo paese. Lo stesso Gabriele Gravina, quando ricordo quei giorni, mi fece una telefonata e mi disse: Ezio, che pensi? Noi, siccome ci vedremo nei prossimi giorni, io vorrei portare la maglia della nazionale con impresso il nome di Domenico. Ho detto grazie Gabriele, perché hai rappresentato e colto appieno chi era questo ragazzo, che cosa ha fatto nel suo percorso, e quindi puoi vedere quel giorno, in quella manifestazione, la maglia nazionale della nazionale con il numero 10 intitolato a Domenico. Per me è stato veramente motivo di orgoglio, soprattutto per quello che sto facendo e quello che farò in questi anni da presidente del Comitato Regionale. Grazie. Grazie a tutti. Bocca al lupo per la partita, come il sindaco ha già detto, è un bellissimo derby e quindi con piacere assisterò alla stessa, e soprattutto a Marco, in bocca al lupo. Grazie. Mi prendo solo per ringraziare chiaramente tutta la dirigenza della Faresina che è qui presente, che ha un nutrito anche gruppo femminile, per cui ringrazio, e ancora più è una cosa che fa ancora più onore avere voi qui oggi insieme a noi. Ringrazio per la sensibilità che avete avuto nel darci una mano a creare questa giornata, questo momento così particolare, che supera tutte le altre questioni, perché sicuramente è una cosa troppo importante quella che stiamo facendo oggi. E anch'io devo fare veramente a tutti gli auguri, al presidente, alla dirigenza, a tutti, perché oggi onoriate sul campo con una bellissima partita quello che Domenico sta guardando da là sopra. Grazie. Allora, solo due parole. Grazie a tutti, grazie alla Faresina, grazie alla mia squadra, alla squadra del presidente, grazie al sindaco Rocco Micucci e alla sua amministrazione, perché c'è sempre, in ogni istante, ogni secondo che lo chiamo è sempre presente, quindi una tagga a lui. Il segno di riconoscimento. Grazie, giusto. Grazie va al presidente Ezio Memmo, lui sempre vicino a me dai primi giorni della tragedia. Grazie a tutti i suoi collaboratori, anche per lui una targa di riconoscimento. Aspetta Piano, aspetta. E ringrazio i presidenti della società della Faresina, anche per loro di riconoscimento. Grazie. E un ringraziamento speciale oggi lo voglio fare al mio fratellone acquisito Stefano D'Orazio.
Grazie a tutti. Dai, vai, aspetta, aspetta. Sindaco? Sindaco? Grazie.